Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi parliamo di finitura dei fissi, di colorazione, quale colore fare e quale colore soprattutto è possibile fare. Partiamo con i materiali dove c'è un'enorme possibilità di finiture, di colorazioni, come ad esempio il legno alluminio, dove la parte esterna può essere verniciata in qualsiasi tipo di colore, e la parte interna può essere un'altra verniciatura in gamma RAL. RAL è una gamma di colori prestabiliti, sono dei colori tabellati come una normativa tedesca, e con questi colori è possibile verniciare sia il legno, sia l'alluminio, sia l'acciaio, tantissimi materiali. Ma in più il legno alluminio è possibile farlo anche proprio con l'essenza del legno, ad esempio come un rovere, come un ciliegio, come un castagno, come tantissime venature diverse, che a loro volta poi possono essere spazzolate, possono essere verniciate, possono essere decappate e si ottengono risultati molto molto diversi. E andando invece nel discorso dell'alluminio, l'alluminio si presta ad essere principalmente verniciato e questa verniciatura può essere del tipo opaca, come in questo caso, come viene fatto solitamente nel legno, oppure può essere del tipo lucido o semilucido. La differenza è che praticamente la verniciatura più lucida è, più è facile da pulire, dopo quando è troppo lucida diventa anche molto delicata, ma anche l'opaca ha lo svantaggio della delicatezza, diciamo così, perché è più difficile da pulire. Infatti se guardiamo al microscopio una verniciatura opaca è tutta frastagliata, cioè praticamente la luce quando si rinfrange sulla superficie, avendo tutte queste differenze di sfaccettature, la luce si rinfrange in queste sfaccettature e parte in modi diversi ogni raggio solare, diciamo così, per semplificare. Quando invece la superficie è molto liscia, è liscia come uno specchio, la luce si rinfrange nella stessa angolazione e parte verso la stessa direzione, per questo che noi lo vediamo come un effetto specchiato. E avendo tutti queste frastagliature, praticamente questi pori, la superficie opaca rimane anche un po' più ruvida al tatto appena appena, chi ha la pelle più sensibile lo può già sentire. Ma soprattutto è più difficile da pulire perché la superficie più opaca non è così liscia come appunto quella lucida e quella semilucida, che si pulisce perfettamente. E poi l'alluminio può essere anche ossidato. L'ossidazione invece è un altro processo, invece di venire applicato del materiale, in questo caso la vernice, sopra il materiale alluminio, sopra o il materiale legno, sopra il materiale acciaio, viene messo l'alluminio dentro delle vasche dove con l'ausilio dell'elettricità e dei pigmenti viene praticamente lui stesso, gli vengono attaccati questi pigmenti alla sua struttura. Praticamente in un'ossidazione lo spessore dell'alluminio si riduce di qualche decimo, in una verniciatura invece che viene apportato del materiale cresce di qualche decimo o micron, a seconda dello spessore della verniciatura sarebbe meglio parlare. L'ossidazione ci sono meno possibilità di colorazioni, ce ne sono poche, delle verdi quelle che funzionano davvero, però si possono ottenere dei begli effetti come questo qui, che è un effetto titanio che a sua volta può essere opaco, quindi spazzolato o chimico, oppure lucido, dove assomiglia all'effetto acciaio, proprio come avviene nella verniciatura. La verniciatura non te l'ho ancora detto, ma si può fare in tutte le tonalità di colore, perché la gamma RAL, anzi te la faccio vedere, non mi ero preparato, ma corriamo subito ai ripari. La gamma RAL ha tantissime possibilità. Questa è quella che ti dicevo, appunto, è una gamma colori RAL tedesca, dove ci sono veramente tutti i colori dell'arcobaleno e forse anche un pochettino di più. Oltre a questi, con l'alluminio, con il legno, con il ferro, è possibile fare anche dei colori personalizzati, se proprio non dovesse trovarlo nella gamma RAL. E poi ti voglio parlare di altre cose speciali, come ad esempio gli acciai. L'acciaio può essere in ferro verniciato e questo si presenta come l'alluminio, la verniciatura, oppure può essere acciaio inox. In questo caso l'acciaio inox ha il suo colore caratteristico, è il materiale più indistruttibile che abbiamo in natura dopo il diamante. Può essere così come lo vedi qua, forse dal video fatica a apprezzarlo, però questo qui è un effetto spazzolato, quindi è nella famiglia degli opachi, diciamo così, oppure può essere lucido. Il lucido è l'acciaio inox a specchio, che basta un dito per rimanere il segno, un po' odiato da tutti quelli che si occupano di pulizie.
oppure si può andare nell'ottone brunito, nell'ottone naturale. Qui cambia proprio la lega del materiale, non è più acciaio, sono proprio tipi di materiali diversi. O ancora, cambiando lega, l'acciaio Corten. Questo è un acciaio particolare con una lega diversa, e praticamente c'è, non mi ricordo se è più o meno cromo rispetto all'acciaio inox, gli fa fare questa sua ruggine naturale che invece di indebolirlo lo protegge. Questa ruggine qui si ferma e rimane così per sempre e ha questo effetto caratteristico che sta piacendo molto agli architetti. E veniamo appunto al tema di quali colori scegliere. Oggi sta piacendo molto praticamente questo effetto Corten, stanno piacendo molto gli effetti acciaio. Per i più tradizionalisti, quelli che non vogliono sbagliare mai, il bianco opaco, il grigio chiaro, sono colori che si riescono tendenzialmente a mettere in qualsiasi contesto, stancano poco come colori e per quello sono molto apprezzati, sono anche molto luminosi. Poi stanno andando molto anche gli effetti micaceo, praticamente sono quei grigi scuri che è l'effetto degli infissi in ferro di una volta, ma anche l'infisso nero, nero opaco e nero ossidato. In delle ville importanti che abbiamo fatto è un colore che stiamo riscontrando, sta piacendo molto. Tra l'altro nella ossidazione è molto più resistente della verniciatura, quindi si ha il vantaggio che a parità di prezzo, infatti un verniciato e un ossidato di finiture standard, quindi di colorazione standard, hanno lo stesso costo. Se invece si va negli ossidati, effetti acciaio, effetto titanio, quelli costano qualcosina in più. Poi l'ultima cosa, si possono fare anche degli effetti legno. Io non amo particolarmente perché vanno a simulare qualcosa che non esiste, cioè il metallo non può essere legno, quindi se mi piace il legno prendo un infisso in legno, se mi piace il metallo prendo un infisso in metallo, ma fare il metallo effetto legno insomma non è bellissimo. C'è anche da dire che a volte in dei centri storici, in dei posti oppure in dei palazzi, faccio un attico dove sotto tutte le persiane o gli infissi in rovere, se io voglio fare gli infissi in alluminio o legno alluminio, sono quasi costretto a fare un effetto legno, a meno che non lo faccio tutto in legno, ma sappiamo che nel tempo un pochettino di manutenzione ci vorrà. Queste sono le indicazioni per sapere quali tipi di colorazioni si possono fare con i vari materiali. Ora sta a te, devi abbinare il colore alle pareti interne, alle pareti esterne, all'arredamento, all'impronta di stile, alla luminosità che vuoi avere internamente. E anche, perché no, che è importante, il colore che ti piace. Ciao e al prossimo video!